Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo adesso sulla versione JP. Oggi sì, vi sto facendo uscire praticamente il video pull che avrei dovuto fare in realtà in live. Cosa che, come state vedendo dei video, probabilmente non sarà sicura. Non sarà sicura perché ci sono diversi motivi dietro, ma non ve lo sto a raccontare qui, dato che questo è un video totalmente diverso. Magari se riesco a stare in live, ne parleremo magari in live, e non lo so, staremo un po' insieme. Detto questo, Lost Chapter di Reno, Rosa con rework e Rosa che prende anche la sua arma LD. Molto interessante il fatto che Rosa sia stata reworkata e che adesso con la 35 faccia addirittura la cura con instant turn, quindi non perde praticamente l'azione. Molto molto figa questa cosa. E poi la LD che le consente comunque di avere questo nuovo tipo di attacco che si chiama aim, e che le consente fondamentalmente di essere una buona battery. Certo, non abbiamo miglioramenti pazzeschi, sinceramente mi aspettavo qualche cosina di più, però alla fine direi che come personaggio può risultare interessante. Abbiamo la free multi che ci aspetta, quindi io direi di andare innanzitutto a prendere i premi qua del... che probabilmente questi saranno i premi del raid, se non sbaglio. Vediamo se... magari carichi, grazie. Ah no, sono il vabbè sì, le ricompense del rank up, e basta, ok. Cosa che ancora siamo al 1080 quando il gioco già siamo a 1100 come rank, quindi guardate quante gemme abbiamo ancora arretrate. Banner, dove abbiamo la burst di Tidus, LD di Rosa, LD di Reno, che tra l'altro ha ricevuto la sua extension, dove fondamentalmente prende più hit brevity, consente di ottenere il buff Turks, Turks Light, e poi successivamente prende la caratteristica di aumentare il 20%, il 20% di attacco e max brevity, allungare la durata dei suoi debuff di due turni, e inoltre quando attacca un nemico debuffato infligge il 20% di danni brevity in più, il 20% di danni HP in più, scusatemi, e inoltre grazie al suo, diciamo, aggiustamento adesso prende un 30% per quanto riguarda danno brevity inflitto verso la debolezza elementale. Quindi direi che comunque Reno ha migliorato quello che già faceva, ma adesso comunque diventerà sicuramente un'ottima CA. Soprattutto in ottica futura diventerà veramente un'ottima CA. Detto questo, per quanto riguarda il banner, vi faccio vedere appunto le armi, la burst di Tidus, io Reno già ce l'ho, LD di Rosa, che sinceramente potrebbe anche interessarmi, dato che Rosa comunque ce l'ho viola, però si spera anche di poter trovare la BT di Tidus, sarebbe bello. Ottimo, sarebbe bello con una orba azzurra, ovviamente. Credo di tirare qualche ticket. Giusto perché, ripeto, Rosa ce l'ho viola, quindi avere comunque anche la sua LD farebbe da cornice praticamente al personaggio. Anche se Reno ce l'ho, madonna, qua proprio un massacro. Madonna mia che free multi, proprio un massacro. E quindi personalmente parlando ho comunque a disposizione 409 ticket. Penso che comunque una cinquantina li possiamo anche buttare. Quindi vediamo, tiriamoceli così, tra di noi questi 9 ticket. Giusto per chiacchierare un pochettino. Dopodiché magari andiamo a tirare gli altri per vedere un po' se riusciamo ad ottenere qualcosa. E magari... mi muto o metto qualcosa che possa far passare il tempo per questi dighe. Potrei tirarli tutti in una volta in realtà, con il metodo del 10 per presente all'interno del gioco.
solo che un pochettino si perderebbe quel... si perderebbe un po' quell'hype, si perderebbe un po' quel fattore, come si suol dire, scavicchi ma non apra, no? Tipo i pacchi di affari tuoi. Però non lo so. È anche una scusa per farli vedere comunque, i ticket buttati così. Quindi, perché no? Andiamo a vedere un pochettino che cosa ci aspetta. Ovviamente per quanto riguarda i ticket buttati col 10 per, è stata rivelata, comunque è stata scoperta, anche se non ci voleva tanto a capirlo, una cosa abbastanza carina. Ovvero il fatto che i ticket, quando voi li tirate a 10 a 10, verranno praticamente sistemati, come potete vedere, in base alla loro rarità. Quindi partiremo con i bronzi, poi se ci saranno argenti arriveranno gli argenti e infine quelli oro. Così come una multi, no? Che ti mette praticamente in ordine già di rarità i tuoi oggetti che vai a droppare. Quindi carina come idea, perché ti rende, diciamo, il pool un po' più frizzante e te lo rende un po' più dinamico. Soprattutto perché è come se letteralmente tu stessi pullando un... cioè è come se tu stessi pullando effettivamente una multi. Stessi facendo una multi. Però ne hai una in meno, vedi? Hai praticamente un giro in meno, però di conseguenza hai la possibilità di godertela come se fosse realmente una multi. Che poi ti escano comunque... che ti escano armi dorate o che non ti escano armi dorate. Ecco, vedete ad esempio qui adesso una multi che presenterà una ex o comunque una LD. Quindi direi che già siamo a posto. Solo che non ho fatto loading. Sì che ho aperto il banner, quindi non so se effettivamente il loading mi verrà contato lo stesso. Non mi viene contato, però addirittura già così. Infatti ex di Reno. LD di rosa. Benissimo. Benissimo, bene, mi è costato relativamente poco, un 30 ticket, sì, 30 ticket, veramente veramente ottimo, dove vabbè l'ex di Reno già ce l'avevo, però LD di rosa che non mi dispiace perché in realtà la vorrei provare in giro, poi ripeto, è un personaggio che avevo già viola, quindi diciamo che vado ad arricchire fondamentalmente il suo kit, quindi direi che ci sta. Direi abbastanza onesto come prezzo. Purtroppo Tidus non si è fatto vedere neanche qui. Peccato, perché mi piacerebbe avere la BT di Tidus, sono sincero. Solo che non voglio spendere oltre quello che ho già speso per lui, dato che mi è andata strabene, oserei dire, anzi super bene. Per cui direi che mi fermo. E aspetteremo Tidus magari con l'ultimo banner di giorno... quant'è? 23? Dovrebbe essere giorno 23 e quindi ci ritroveremo lì poi a pullare per vedere di trovare anche Tidus. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo in live stasera forse, se riesco a stare in live. Altrimenti poi aggiornerò il canale facendo uscire... aggiornerò il canale facendo uscire anche la Lufenia di Reno. Una Lufenia abbastanza particolare, perché non presenterà counter orb, ebbene sì, non ha il counter orb, però ha delle meccaniche piuttosto interessanti che andremo ad analizzare più nel dettaglio quando affronteremo la Lufenia, o in live o in video. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me, spero che i vostri pull siano andati decisamente meglio. Detto questo, vi auguro tanta fortuna e ci becchiamo alla prossima.